Dici com'è? Che te parlo? Come te parli? Com'è andata? L'hai scelta bene? Ti è piaciuta questa tappa? No? Vincere. Chi è che potrebbe vincere la categoria presidente? Brandi. Brandi potrebbe vincere la presidente. Dov'è? Ecco Brandi, posso te? Brandi, hai detto al presidente che potresti vincere la categoria, è vero? No, non lo diciamo, perché sennò mi trasferisce subito durante la stagione. Allora, dichiarazione a caldo del capitano delle Aquile. Grande soddisfazione per l'esploit di Diego Civitella, un grande, la punta della nostra squadra. E lei com'è andato, capitano? Io benino, mi sono difeso, terzo posto, mi posso accontentare. Molto bene, direi comunque sul podio, quindi... Sì, ha vinto Brandi, quindi Aquila prima... Molto terzo, bene. Primo e terzo posto in E2. Aspetta, primi tre posti, perché secondo Barilari, quindi primi tre, e mi sa che quarto Pavani, quindi sei arrivato te o Pavani? Siamo arrivati quasi insieme. Quindi ai primi quattro posti. Denaro da io, insomma. Con felici unico inserimento esterno. Outsider, diciamo. Le Aquile dominano la E2. Molto bene. E con questo è tutto da Sant'Oreste, ci vediamo alla prossima tappa. Grande servizio di Diego Civitella. Questo per la salita. Un regale, vabbè, era una dichiarazione era meglio prima, era meglio prima, ero più caruccio prima. Vabbè dai, è andata. Comunque è andato fortissimo, sei arrivato? Dopo, quarto. Beh, è andata bene. Dai, ottimo. Ecco Anna. Ciao. La dichiarazione di questa gara, di questa tappa? Che dichiarazione, che Sant'Oreste è sempre Sant'Oreste, ho preso da Ponzano, ho preso dalla Flaminia. Sempre tosta. Sono le scarpe della mountain bike. Ecco qua tutti i campioni. Saluta. Non fa la faccia sofferente. Dai, che ci avrò fatto mai? Senti, una dichiarazione a caldo. Dov'è quel fiato? No, che gli ha detto in discesa piano, come gli ha detto piano, ha accelerato sto figlio di una no, assolutamente fai bip è tutta intervista a Pellegrini, intervista a Pellegrini bip.